Ieri sono stato in visita a Pesaro da Zini, che è un altro chirurgo ortopedico per soprattutto specializzato in ginocchia, e che mi ha visitato, guardato le risonanze e ha visto che clinicamente comunque il ginocchio sta abbastanza bene, non ha dolori importanti, e c'è solo il problema di questo distaccamento del menisco dalla capsula, che però con una settimana e 10 giorni di stop dovrebbe mettersi a posto e dovrebbe permettermi di rientrare in campo forse già per una partita contro San Giorgio, per esempio. Niente, abbiamo un piano di mantenimento della forma, diciamo, in modo da non far scendere il tono muscolare che porterebbe un problema per il ginocchio. Continuerò a stare vicino alla squadra tra gli allenamenti e le riunioni. Avrò del lavoro differenziato tra piscina e la palestra e tutto, insomma, nella norma su come anche ci siamo mossi precedentemente. Il tendine sta andando meglio, lunedì ho fatto le onde d'urto, quindi erano anche raccolte sperando funzioni. Devo stare fermo fino a martedì prossimo, da martedì posso riprendere solite terapie, quindi con l'ultimaniere dele nella tecar, vari esercizi con potenziamento, sperando che recuperare il più stato possibile. Sì, piccolissima fortunatamente, anzi direi purtroppo c'è una piccola frattura, niente di particolare, però adesso oggi mi allenerò in parte differenziato, domani con tutore farò allenamento normale e poi seguirò la settimana tipo, non c'è nessun problema. No, non penso, comunque un tutore che mi proteggerà la prima falange, quella lì dove ho questa microfrattura, quindi mi allenerò tranquillamente, non c'è nessun problema.